Amici, no. Amici, puntata numero fatto della Farm. Credo 9. Di Federico Bana. Ciao Lone Wolf. Chissà cosa faremo di bello oggi, Bana. Qua c'è subito questo Landini che ci accoglie come un fragoletto, accoglie proprio Furetto. Che da vendere, quindi... Che da vendere a posto, quindi ce l'abbiamo del però c'è un nuovo acquisto di un trattore e la botte che qua non c'è perché uno non ci stava, due ragioni. Ciao Lone Wolf, ciao Stani. Allora, saliamo, andiamo? La cambio... per un semplice motivo, sì. L'altra non mi scaricava dentro il biogas il liquame, quindi mi era un po' inutile. Vabbè, fai una cosa, pigliati il camioncino, poi lo lasciamo. Ah, ti seguo amore, allora, Sì. Magari il muro della casa non lo scondiamo, eh. Vabbè, tanto è un po' scrostato già. Ciao Walter Michi. Allora buttalo giù. Ciao Walter Michi. Andiamo allo shopping, va. Andiamo allo shopping. Mazza come piotta sto furgoncino. Fai 150 adesso. Sì. Piotta non vuol dire che devi sfondarti sulle altre macchine. Ci ho avuto un attimo di flautulenza e... Sì. Ho il buco dal culo. C'è qualche lagghino perché sta ancora carino. Cosa è successo? Federisto nel giardino del vicino. Aspettate, ok, no, ciao Gianluigi. Allora, vuole sapere Diego se comprerà il New Holland T7? Allora, via. No, però... L'ho presa troppo là. No, sto a morire, raga. Sì, mica oggi shakedown è 4:30, giusto? Ciao Rogero. Roger 03. Roger. Ho tirato Roger. Ciao Roger. Ciao Rino. Ciao Andrinoce. Allora, vogliamo far vedere il nuovo acquisto che hai fatto, Federì? Lo vogliamo mostrare agli amici vicini, ma anche a quelli lontani. Ciao JD Farmer. Ce l'hai davanti. Fender, che modello preso? 728 con la ravizza 21 S6. Allora, domanda di rito: dove si trova questa ravizza? Dovete sentire Vitali per la 12ª volta. Vitali, sì. Vitali, che non è una medicina, non è un nome di un integratore, è un modder anche famoso. Che vitamina è quello? Anche che ne so, Vitalix, queste cose qui. È un modder anche famoso e bravo, che voi andate lì, gli dite Tizio Caio, lui fa ok? Allora, Federico. Allora. Dimmi. Comunque, c'è svariate configurazioni, sta botte, tra dalle ruote, colore, le skin, puoi mettere su, anche i fari. Scelto questi qua particolari, poi vi faccio vedere. Perché di questa opac di ravizza, cioè la 2 e la 4 assi, con varie misure anche, diciamo, di capienza, e direi che possiamo salire. Allora, Diego, non usare il plurale, io non c'entro niente, qui decide tutto Federico. E Diego ha scritto, ma sempre solo Fender GD, ma cambiate, capito? E non rispondergli adesso, Federico, casomai gli rispondi fuori live. No, stavo cercando di rispondergli in qualche maniera. Io qua non ho potere decisionale nelle farm. Poi, prima cosa, in questa farm ci sono anche i marci fertile. Ecco, capito, Die? Seconda cosa, il tuo Neolland a metano, che ami tanto, mi fa schifo. Ecco, a posto. E non ho parlato del 180. Me l'hai fatto ma se vuoi ce n'è anche per quello. Me l'hai fatto innervosire, Die. Ci sei riuscito. Allora. Comunque, se guardi le frecce della botte, potrai capire perché l'ho scelto. Allora. Ah, bella, c'hanno questa luce tipo... Perché poi si abbinano al Fender, perché anche lui ce le ha così... Tipo Kit c'aveva questa supercar, chi se la ricorda, c'aveva questo... Solo era rossa la lucina del cofano, era rossa. Vabbè, puoi alzare e abbassare l'asse davanti, andiamo su, adesso è vuota, e poi vi faccio vedere il tubo, appena... tanto c'è da caricare il biogas. Tra l'altro è una bomba stupenda, ho visto, se lo prendi potenziato al massimo fai 67 e fa un casino bestiale.
Ma Fede adesso non è sponsorizzato dalla Same? È amico della Same. Sì, gli ha mandato i calendari. Sì, ma quello perché mi ero iscritto io una cosa. Sugli sugli bana bana, mangia pane e banana. Allora, vabbè, potassio e carboidrati. Sì, vabbè, ma non è che datemi un attimo, intanto sta guidando Federico, io continuo qua a fare cosette sull'altro PC. Amici di ascolto cordiale, buongiorno. Su YouTube probabilmente è entrato Samu. Pronto Samu, ciao bello. Buongiorno, buongiorno. Ciao bello, sapete che l'overlay di Discord funziona su tutti i giochi meno che su Farming? Buongiorno. Lo sai bello? Ma sai che mi sa che Michele diceva su Farming? E tu? Fatto di sguardi tu Federico e di sorrisi ingenui tu? No. Ed io Federico? Fatto di sguardi io Federico e di allora vabbè, comunque sì. Il tuo sì. Per usarlo devo premere X e si apre di poco, si apre il piede in fuoco, no? E poi con i vari comandi si può alzi il piripino. Sì, e poi devo ricordarmi qual è il tasto per che ho postato per così. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, Federico. Poi c'è il tasto rapido per chiuderlo, premi X, si chiude. Blom, è che quella è la roba che io preferisco. Federico, se fai rumore, dice JD, aspettati la lamentele dal vicinato. Ma con che fa rumore? Fa rumore. No, perché ho detto che questo Fender fa casino. Ah, come quelli che comprano casa vicino agli autodromi e si lamentano del rumore. Gente molto intelligente, come quelli che comprano casa vicino a San Siro e si lamentano se ci sono i concerti o le partite. È molto intelligente come cosa. Sì, sì. Come se compro casa sopra a un McDonald's e dico c'è puzza di fritto. Capito? Più o meno. Poi escono due Sami uguali in pochi giorni e Fede arriva al calendario. Coincidenze. Tra l'altro oggi uscirà il test mod anche dell'altro Sami, capirai, con sta moria di mod. Poi sappiamo che hai preso 5-6 litri di ginseng Ango, e ne ho bisogno sto periodo, fidatevi, ce n'è tanto bisogno. Stortorius, buongiorno. C'era una mod che si poteva aprire il cancello con clic del mouse senza scendere dai mezzi. Il 17. Sì, ma quello è a mano, non è che ho fatto un motorino, comunque scende. Ciao Domisole, arca miseria. Allora, comunque devo dire che io sono su Farming e l'overlay così. Che tu sei? Solo a te Robin un ballo. Sono su Farming e l'overlay lo vedo, quindi non funziona. Tutti, e poi gli altri giochi mi avevo, perché negli altri giochi l'ho sistemato, cioè che la metodologia è giusta. Ma si sa che Farming è dai bug personalizzati. Allora, ho cambiato anche la mia pressa con quella dello Straw Harvest dopo quando la usi. Allora Simone, sulla prima non te so rispondere perché non so cos'è il fregnetto per le bobine di rete da attaccare sul muso del trattore sullo Straw Harvest del 19, non me lo ricordo proprio, raga. Veramente lo stavo cercando anch'io qua sul mio filo, non evidentemente è qualcosa che non hanno convertito. È una specie di cosino da mettere sul trepunti davanti. Ma non c'è. Carichi e no, non c'è. Però dico, era una mod esterna. Perché due Same, io ci ho avuto l'impressione quasi, ma è una mia opinione, né più né meno. Io non conosco nemmeno i modder. Però ho avuto l'impressione che sia un po' una guerra fra modder, tipo qualche dispetto, da dire hai fatto uscire il tuo, il mio è più bello, faccio uscire il mio. Una roba del genere. Oppure è solo coincidenza, Può essere anche solo coincidenza, però i modder le fanno ste cose, Sta competizione ce l'hanno. Quindi potrebbero essere entrambe le. Potrebbe essere o solo una coincidenza, o io non credo molto alle coincidenze. È un mio limite. E quindi vedo dei complotti ovunque, però. E spesso ci azzecco, Non è che sono visionario, spesso ci azzecco. Devo stare attento adesso con questo Fender, questo caro qua, perché si fa fatto abbastanza velocemente quando vado. E tu Michele dove sei? No. Dunque. Scendi una. Ho cambiato anche la pressa. Bella. Quella dello Straw Harvest. La e ho già preso la che cos'è? La comprima e la retina. Sì.
Poi vabbè, ti faccio imballare, poi ti faccio anche caricare la rete dopo. Prendi la trebbia. Cricri. Eccimi. Ti ricordi su 19 raccontasti che Giants ti rimando dietro una mod dicendo che quel contenuto c'era già? Esatto, quella regola non vale più, esatto. Tra l'altro, ai tempi ero un matto perché usavo Facebook, usavo i social. Tra l'altro, quella volta sui social dissi a tutti: ragazzi, guardate che il pack di TX32, che tra l'altro l'ho trovato ancora sui siti esterni, perché io per dispetto le caricai sui siti esterni, per dispetto, più che altro per non mandare, cioè per non sprecare tante ore di lavoro, almeno qualcuno l'ha potuta usare. Tra l'altro, quando sui social scrissi: è assurdo che una mod così mi venga rimandata indietro. Un modder mi scrisse: sempre perché tra mod ci deve stare sempre l'invidia, la cattiveria. Tu non puoi pretendere che cambi la scritta a un trattore e loro ti accettano la mod. Non funziona così. Quello stesso modder, poi anni dopo, oltre vabbè, altre incoerenze, ha difeso invece Giants quando è uno di quelli che mi ha risposto. Anche un pollaio di default è ricaricato, è giusto che venga ricaricato, perché tutte le mod è giusto che vengano pubblicate. Per farvi capire la coerenza, caro Federico, la coerenza, per venite contro la penso in un modo, poi però per il mio tornaconto la penso in un altro, capito? Capito, Federico, la coerenzetta? Sì, proprio, coerentissimo. Caro JD, hai capito, caro JD? Lì ho capito subito. Giocano bene questi. Lì ho capito subito quando. Cioè, com'era quell'ambiente lì, e infatti poi. Ciao! Ciao! Hello! I Beatles c'avevano una canzone che faceva hello, hello! Say goodbye, say hello! Hello, hello! Ma mi è venuto un dubbio. Tu quando hai fatto il test modo di questo Fender? Sì, amore. Hai detto la simpoli sì o no? Boh, può darsi. Chi si ricorda, mo? Penso no, di perché sì. In caso la cassetta sul lato destro del trattore, scoglici si può togliere, tipo, se non la vuoi. Sì, vabbè, ma io mi limito a dire: ragazzi, è compatibile con l'IC, punto. Poi, sì, no, lo so, poi ognuno se l'avessi mostrata o meno. Non lo so, amore, penso di no, perché non me la ricordo sta cosa. Ciao Stempa, buongiorno. Anche perché tante piccole chicchette si scoprono dopo tante ore di gioco, capito? Invece il test mod delle solito. Guarda, io l'ho scoperto nei primi due minuti. Vabbè, tu sei un caso a parte, Federico. Tu spulci ogni piccola vite, ogni piccolo bullone. Guarda che i cartelli di ingombro c'hanno gli IC. Io sto tipo un po' di volte a pigiarli, apri e chiudi. Stasera portiamo SnowRunner con Micheletto, andiamo in giro nel fango e passiamo una seratina tranquilla a fare quattro chiacchiere. 27 mesi che aiuta e sostiene il canale, Stempa, grazie per esserci ancora. Comunque ti ho tolto anche la betulla che c'era qua su questo lato del campo. Grazie, amore, sai che io e Betulla abbiamo litigato e... Vabbè, tu e gli alberi in generale. In farming però, nella vita li abbraccio io, li limono. Posso dirlo, Federico, che limono gli alberi? Guarda, io non posso esprimermi su questa cosa. Apriamoci agli alberi. Se vuoi ti apro lo sportellino, lo prendo. Ok. Oh, la farm di Stefano ricaricata sul tubetto ieri sera alle 7, quindi pure tardone. Ragazzi, 536 visual. Stefano, la farm di Stefano anche su YouTube. La farm brasileira. Piaciu farmu, u farmu brasiliano pure su tubu. Perché piace? Ciao Pachios, ho fatto un video in realtà già, se tu vai a vedere nel periodo di Natale c'è una playlist che si chiama Best Mod 2023, dove vi faccio vedere le migliori mod, non tutte, però migliori trattori, trebbie, mappe. Ho fatto un videuccio apposta, dei videucci.
ma magari parlassero almeno l'inglese, invece va di moda l'italianondo. L'italiano del terzo mondo. Oh, mi sono collato una macchina, Ste. Allora, datemi un attimo. Ma comunque prima stavo dicendo. La tensione per andare quel boschetto alla tua sinistra, dove c'è ancora sì, l'ordo. Sì. Ecco. E fare un altro campo è. Cioè, non ho capito, hai la tentazione di entrare con me nel boschetto? Non voglio fare commenti, altrimenti, come dice, andrei contro il codice civile e penale a livello... Non voglio fare commenti, ecco, perché andrei oltre il codice penale. Ero rimasto che era in basso sul suono, ormai è finito in alto. Ma io sono riuscito a metterli sullo Stream Deck, quindi adesso è un attimo metterli. Ma tu sei pazzo! Più che altro è quelli, è trovare. Io, appunto, poi vedi. Io invece li ho messi tutti con l'icona sullo Stream Deck e basta che spingo un ditino e... Senti Federico, il ditino, quello che faccio? Sì, ma per noi buoni mortali. Rimandalo. No. Ah no, ok, no. Se siamo solo tuoi, cioè invece sono proprio quelli di lì. Guarda, io tra che sono da cellulare e non ho lo Stream Deck, sono quella prima. È morto. No, stavo facendo delle cose. No, ho detto. Che è successo? Ai. Pensa che una volta ce l'avevo la tentazione di prenderlo col cosino lì, solo per i giochi, di metterli qui i tasti. Però io ho preso le cloche, i tasti ce ne hanno poco, quindi. Esatto, Ste. C'era su South Park. No, che era? South Park, c'era quel cartone di uno che tirava il dito all'altro e correggiava. Mi sa di sì, Allora, Ste, come va questa giornata oggi, Ste? Raccontaci di te. Raccontaci di te. Questa sera che non hai da fare. Raccontaci di te. Vedi, era South Park, ve lo ricordo bene. Sono millenni che non vedo South Park, però. Buongiorno. Oh, vabbè. Michele! Salve. Michele. Buongiorno. Che si dice? Che si dice? Ma stiamo qui con Trebbia a fa du banate. No, siamo qui con con Bana a fa du trebbiate, scusa, era il contrario. Vabbè, dai. Cambiando l'ordine degli attenti. Più o meno. E qua in questo caso cambia. Vuoi che ti faccio chiudere il canale? Quindi non commento la mia giornata e il suo inizio. Ok. E io faccio finta di non leggerlo invece di cazziarvi e di no, non si parla. Faccio finta di non leggere. Se voi lo riscrivete, quello è spam. Okay, raga, no, vedo un consiglio. Quando scrivete un messaggio una volta e non viene letto, magari lo riscrivete una seconda e continuano a non essere letto. Non lo scrivete più. Non c'è bisogno che li riscrivete. Li leggo tutti. Quelli che non leggo è perché non li voglio leggere. Sono libero di non leggerli? Sì. No, come quello. Io ho il diritto di essere letto, bannato subito. Te lo ricordi quello? Io ho il diritto di essere letto. Sì, esatto, no. C'è anche il diritto di essere bannato. Allora. Buono Diego con le toccazioni, che un attimo pure là invece ti arrestano direttamente. Ne abbiamo conosciuti dei soggettoni, mamma mia che soggettoni. Beh, c'è anche la canzoncina di Disagation. Esatto. Stupidation. Vabbè, Disagation. Esatto, no, entrambe. Allora, mentre che Federico scaricazza, lo sto seguendo per inquadrarlo. Scarica cazza, Federico. Scarica cazza. Va bene, Ste, ho letto, ti confermo, va bene, ti confermo, Ste. Dalla regia, questo è il suono della conferma. E lasci un attimo. Sì, amore mio. Poi, ciao, Tonino Ligo, buongiorno. Robby, intanto vieni di qua. Tu. Ma dove vai col tubo? Ah, le galline! Mica hai mai visto dalle galline il cibo così, spettacolare. Ciao Teo! A questo mondo. Ricordatevi che c'è chi prima te vuole bene e poi te tira la mer. Ricordatevelo. Grazie Ste. Quanti ne vedrete? Ciao Teo! Quanti ne vedrete, ragazzi? Allora. Ok, grazie Ste. No, dicevo, Michele, devo dire due cose, che però mi sono dimenticato. Di qualcosa prima, ma mi sono dimenticato. Qualcuno sa dove è il trigger di carica di queste palle? No. Ah,
La prima, Michele, e ti devo dire come mi sono svegliato stamattina, per farti capire un po', già capivo come si sarebbe svolta la giornata. Comunque si apre anche la cronna, questa, che voi ieri mi avete detto che non si apriva. Che ah, ecco allora perché non carica. Se, se deve aprire. E come si apre? Col F1 apri, c'è scritto apri le sponde. Troppi tasti nell'F1. Allora, L cambia dimensione, CTRL Z al contatore. Prova Z da solo. Ah, ecco che dovevo dire, pure a Tonino, buono Tonino, che te devo dire. Allora, grazie GD. Allora, prima mi devo ti raccontare come mi sono svegliato stamattina. Stamattina mi sono svegliato come più odio, cioè col sogno. Io odio svegliarmi con i sogni brutti. Ho sognato, mica, che stavo in un ristorante, ho ordinato due uova agli occhi di bue e mi hanno portato due bulbi oculari nel piatto. Dice, questi sono ma gli occhi. Sì! Ma hanno detto, dice, questi sono. Ma che hai mangiato ieri sera? Dice, questi sono gli occhi di bue. E mi sono svegliato così, proprio. Mamma, dico, già ho capito la giornata. Qua, hai visto, mica, quando ti svegli e c'è quella sensazione d'ansietta vivida? Quindi il vivida. Va a imballare, insomma. Lo faccio dopo perché così, insomma, andiamo un po'. Se no, a fa tutta la live qui e roviniamo la farm de Bana. Era solo per capire dove sbagliavo e sono riuscito a capire dove sbagliavo. Al massimo poi gli ultimi minuti di live provi a vedere stasera se sì, o gli ultimi minuti, o comunque stasera vi faccio sapere se funge o no. Ti ho mandato una foto sul disco di come scritta una mod di un mulino di cereali con più input, dice Stefa. Grazie Stefa, poi me la vado a vedere. No, al peggio ti ho detto possiamo provare a fare come hanno fatto su Love Bergman, ma il problema è che lì non so però se usano uno script esterno, questo non lo so. Perché tu lo sai che Love Bergman è un po' particolare. No, ma probabilmente ho sbagliato lì. Ho sbagliato lì. Ecco perché mi diceva non accettato. Perché magari sul trigger non gli avevo messo il riso. E per quello mi diceva. Certo, è normale, è tutto lì il problema. È per quello che mi diceva. Sì. Perché io il riso l'avevo messo dentro al mulino. Ma se dentro alla fabbrica, cioè se non dentro, ti permette di scaricarlo proprio. Esatto, ma se dentro alla fabbrica il materiale non ci va, come fa a iniziare la produzione? Te capì? No, la balla Fede si sta scaricando. La balla in mezzo alle balle. Mi metti la super forza, Federico, un attimo. Mi sei sparito, Federico. Nel frattempo è andato a fare la cacca. Aspetta, vediamo se io posso. Nel mulino, dice Stefano, ovviamente ci sono Amurant diversi. Nel caso della farina di riso, metti gli stessi Amurant. Ma sai che c'è? Amount e Amurant. Ah, scusa, Stefano. Sì, devi modificare tutto. Io ci ho perso una giornata per capire. No, ci voglio fare un tutorial, eh. Potrebbe essere utile anche ad altri. Ci voglio fare un tutorialino. Ho un tutorialazzo. Non era difficile, però, eh. Non era un pronostico. Vabbè. È valutato quanto. Non è una cosa lunga. Sì, è valutato come le vittorie di Verstappen, capito? Basso, cioè quotato basso. Nel mentre c'è una gif, no? No, giusto così per amore, ci chiami Samomila. Per dovere di cronaca, no. Se qualcuno avesse intenzione di mettere lo Stro Harvest perché gli piace nello specifico questa pressa tonda, andate a vedere sul Mod Hub il team, pare Arm Team si chiamano. Insomma, sì. Sono quelli lì che hanno fatto il Merlo. Hanno fatto una pressa tonda della Crone che non mi ricordo se è uguale a questa. Comunque è molto simile. Giusto. Beh, così, quella che abbiamo usato le altre volte, che era le fai partite. E chi si ricorda, Federico? Prima dello Stro Harvest usavo una pressa della Crone. E chi se lo ricorda che l'avevi usata, Federico? Intanto Matthew dice non vuoi saperlo. Che gli succede a Mettiuccio stamattina, oh? Addirittura. Che porca miserietta, Mettiuccio! Vengo là, te devo difendere. Devo fare una cosa. Non penso ce ne sarebbe bisogno, guarda, così. Che pensa Robertino? No, oddio, se inizi a minacciare di limonare tutti, può darsi che effettivamente l'effetto sperato. Sì, mi meno. Sì, è meno. Ah, oddio, effetti. Quello potrebbe succedere. Micheletto, ti bacio. No. Voglio fare caffè bianco bollente sulle note di caffè nero bollente. Stefano, al massimo puoi fare caffè bianco sballante. Stefano ultimamente mi come si dice? Mi stuzzica le GIF, cioè mi dà nuove idee. Come se lo stuzzichi, come se tu lo stuzzichi poi sono problemi. Mi fa partorire, ecco Stefano. Cos'è che fa? Mi fa partorire le GIF. Sì, come l'hai detto pareva. No, 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 che fa lo stetrico, che mi. No, mi... no, vabbè, lascia stare. Ok, vabbè.
cioè mi mette, mi appoggia le sue idee, capito? Mi stimola le... Uh-huh. Stavo preparando una cosa, prima che entrate in farm a caso. Cosa, amore? No, sto preparando una cosa al volo. Mamma mia! Farm... Mi piaci quando tu organizzi le cose. Sì. Federico è bravo. Anche a Robby parte l'ormone. No, a me, io ormai sto... ho raggiunto il Nirvana. Ah. E significa rassegnazione, per sì, dire. Esatto. Caffè nero bollento. Però è importante anche accettare le cose, esatto, quando si capisce come, esatto, come vanno. Se no si diventa degli eterni Don Quixote contro i mulini a vento, né? Che bello essere, avere la pressa piena al 78% e la paglia è finita. Il Nirvana. Vabbè, quello... Federì, no, quello un po'. Lì più che altro è pieno di bestemmie. Federì, tagliai due ciuffi d'erba giusto per riempire la... Vabbè, al massimo la prossima volta... Sì, prossima fine giorno, direi. Che eletto, io voglio un tuo bacio bollente. No. Okay. Che mi dai di bollente, mica? Una tazza di tè, che te posso dare? La camomilla, meglio. C'è una fiera, chiamo camomilla, bello. Guarda, è uno dei nomi più normali che ti siano usciti negli ultimi tempi. Andiamo a Federì. Eccoci, Federì. Che hai preparato per noi? Che cos'hai in serbo per noi? È il Fender, la chiave in trincea, poi vedere. Poli. Uè, allora, non mi fai salire? Andiamo, va. Poli. Poli pocket. Son lì che è un lì le scale. Che c'entra? Che ne so. Mi sono venuto in mente quello. Ah, ok, vabbè. Beh, quando mai? Cosa? No, niente. Ah, devo impilare le altre due balle. Ciao Samu Mila, le scarpe più belle. Oh yeah. Robertino. Ma quanto sarebbe bello questo script per caricarsi così le balle. I secchi da monnezza. Infatti ho detto che gli voglio scrivere a Vitali se mi fa un cambio della monnezza con i secchi così, ma pure mi manda a fanculo. Federì, parlici tu, lo conosci meglio. No, perché se glielo scrivo... Fai un'ambasciata, Federico. Se glielo scrivo io pare che lo sto a perculare, capito? Invece no, cioè, veramente, sarebbe fighissimo. Se glielo scrivo io, invece... no, perché, capito, lo conosci meglio. Vabbè, gli scrivi, ho visto come funziona qua la caricatura. Capito, metti un sistema così che agganci i bidoni e tiri su e li svuoti. Guarda che spettacolo. Ecco fatto. Vogliamo fare RP così, non il cambio dei pompieri. Che spettacolo. Poi quando raccogli l'umido lo butti nei cosi lì, come si chiamano, Michele, quelli per fare il compost, e fai quel mo non so nella realtà dove li buttano, se dentro, e ci fai il compost. Ecco fatto. Così penso una trincea comunque. Ma te che ne sai se poi non ci sono i bidoni? Li crea il modder che fa il camion, deve fare tutto un pack bidoni, script. Sennò tutto un cazzen. In effetti la mappa dei bidoni c'è già, serve solo il camion. Una cosa invece, Robby, se io ne faccio una copia della produzione proprio, la modifico con un altro fit type facendo un'altra produzione, dici che funziona? Sì, l'importante è che cambi il nome dello zip, e funziona. Però attenzione, cambia anche il nome della mod nell'XML, perché sennò non sai quale attivare. Se trovi 30 mod con lo stesso nome. Se mi spiegano, prendi il telescopico, aggancia l'ultima balla, mm-hmm, e poi me le metti sdraiate come ho fatto sì, io. Sì. Oh, BKM, hai rinnovato BK? Ricarica, che parte la canzoncina e condividi. Nato Stefano. Stefano, dove ma è nato? Dove è nato? Dove è nato? Non lo so. Mo' gli chiedemi il certificato di nascita, mo' che torna. Te vogliamo l'ospedale anche. No, non so se da voi da noi si dice per di dove è andato, dove è nato. Ma non nato nel senso di... Quella è una cosa romanesca barra laziale. Non nato nel senso di... Un work. Come fa, scusa? Un work.
dov'è? Poi sarebbe bello, sarebbe anche molto realistico, poi rifiuti di prenderli, sotterri sopra e ci coltivi. Esatto. Ci dissociamo da tutto questo, ma da cose che purtroppo però sono successe realmente. Però noi ci dissociamo. Allora, ci facciamo un po' di ironia sopra per non piangere, però sono purtroppo non ci resta che piangere. Avvenimenti tremendi che sono grande successi film, che probabilmente continuano a succedere. Grande film, Amore Michele, non ci resta che piangere, che hanno rifatto qualche sera fa. Mamma mia. Prendi un Oddio, mi sono spaventato quando hai detto hanno rifatto, pensavo avessero fatto un remake. Prendi Benigni quando era Benigni, no quello di oggi. Benigni quando era un re della comicità, insieme a un altro re, li metti insieme, eh? Che può uscire fuori in capolavoro? Comunque anche la scena quella lì del casello che portate, quella lì è buona parte di quella, era tutta improvvisata, non era copione. Yesterday. Tan, un po' la musica la faccio con la bocca. Staccagli la presta. That's in the way, the far way. E attacca al Valzelli. Quando inizia a cantargli l'inno di Mameli. Oh, Mameli! Dove sta il Valzelli? Ragazzi, pensate che ci sono ragazzi che non hanno mai visto quei film. Mamma mia. Chiedere se c'è una amica. Non hanno mai visto quei film, poi hanno visto la casa di carta, la casa di coso. Cioè. La casa sì, di. Sì, la casa di riposo lì, mamma mia. Mandatevi a vedere la roba di una volta. Yesterday. Amore. Ho parlato di legna. Quindi porto tutto? Ho preso voglia. Portogallo? Sì. Che sì. Campionato europeo rally, ma le RC inizia più tardi del WRC, GD? European Rally Championship. Quello inizia addirittura aprile, se la piano comoda, capito? Dicono ma che ci frega a noi, ce l'abbiamo comoda e invece ci siamo. Stasera alle 4:30 Shakedown Monte Carlo. Ragazzi, visibile a tutti sul canale YouTube del WRC. Canali, tutti i canali di WRC. Mamma mia. Instagram e YouTube. Oh, cosa amore? A che ora lo fanno? 16:30, se non ho letto 16:30, male. 16:30, mi sembra, sì. Mamma mia. Siamo alle 4 di stanotte, avevo capito. No, inizia la stagione. Bravo JD. Daytona, se no ce la mettiamo, che categoria la 24 ore di Daytona, IMSA, la 24 ore di Daytona. L'IMS fa il suo campionato quest'anno. Buongiorno Mirko. Comunque per me è un capolavoro di Benigni, come la vita è bella non c'è. Sì, però non era già più, cioè quello è un tema troppo, secondo me è difficile pure far ridere con un tema serio del genere, capito come? Cioè io preferisco una comicità più spensierata, quello è un film a mio parere più drammatico che. Ma quello non è un film per far ridere. Capito. Cioè, io. Ci sono intermezzi comici, sì, ma non, però, non è. Sì, è un capolavoro del film, ma per me Benigni io lo preferisco comico. Nel senso, come sapeva far ridere lui, era una cosa. Era se per quello anche altri film sono belli. Anche Pinocchio, mi ricordo che Benigni era un bel film. Non è che non so belli, però, ragazzi, Benigni comico. Il mostro, Johnny Stecchino, il piccolo diavolo. Cioè, quella roba lì. È un po' come Verdone. Secondo me Verdone è un grandissimo attore comico. Ma da quando ha lasciato la comicità per fare film un po' più impegnati, a me non. Io quei film Elite, Tortorius, è purtroppo un mio limite. Tendo a non vederli perché mi sale l'odio. Cioè, mi salgono brutte sensazioni quando vedo di cosa sono stati capaci e di cosa è capace a fare l'essere umano, perché non parliamo al passato, perché queste cose ci stanno ancora purtroppo. E quindi purtroppo io, se devo vedere un prodotto, devo ridere. Non voglio vedere un prodotto che mi sale l'odio, mi salgono i nervi, mi salgono. E quindi preferisco non vederli, vedi così c'è la verità. Ma stiamo divagando. La vita è bella, l'ho visto una volta sola, basta, mi è bastato. Anche perché, ripeto, poi non c'è niente da ridere. Scusatemi, io non posso, cioè ve lo devo dire. Cioè, io dirò una blasfemia, ma devo dire che a me La vita è bella non mi è sembrato tutto questo gran capolavoro. Bel film, nessuno lo mette in dubbio.
però per come me l'avevano raccontato io credo fosse un grandissimo, ma sinceramente non mi è sembrato così grande capolavoro. Poi sono io un caprone in materia cinematografica e l'ho già detto più di una volta, però sinceramente questo è il mio modesto parere, devo dire la verità. L'argomento trattato nulla da dire, ci mancherebbe, però devo dire il film mi aspettavo di più, qualcosa di più. Forse era per quegli anni che era un film molto avanzato e quello non capisco io, probabilmente. Mi è mancata sta cippatrice intanto, Mi era mancata veramente, veramente tanto. Devo trovarne un'altra. Mi è mancata tanto. Fede, la pizza è quello non irralato, l'altro, quello verde. Quello verde, sì, l'unico verde. Sì, sì, Sottorius, infatti. Infatti è un mio limite personale. Nel senso, io spesso evito anche di guardare documentari della Seconda Guerra Mondiale, quella roba lì, cioè mi dà proprio fastidio. È un po' come quello che gli può dar fastidio, e anche lì ci rientro io. C'è anche quello che gli dà fastidio vedere un taglietto e sviene, e c'è quello che invece si guarda proprio i video delle operazioni, perché ci sono pure quelli su YouTube. Quindi, mi sono capottato. Cioè, quindi. Mica detto a terra. Purtroppo. Purtroppo a me quelle cose lì danno troppo fastidio. Ho iniziato a fare le punture alle vacche, poi vabbè, se guardi troppo l'ago svieni. Vabbè. Basta seduto. Far di necessità virtù. Alle 16.30 fanno la live di URC su YouTube. Sì, esatto, come abbiamo detto poco fa. Esatto. È zompato per un tronco, ma va tutto bene. Ragazzi, guardatela, guardatela. Tanto è gratuita. Fammo vedere che se danno le cose in chiaro la gente le guarda. Sono al lavoro, due. E fammo vedere che sto sport non è proprio così morto, anche se lo è in realtà. Però, fingiamo di no. Vabbè, ma i tempi d'oro del rally non... Ma qui non è oro, qui proprio non stiamo manco a quelli di cobalto. De legno. De legno. Cioè qua stavo proprio alla fine. Che vola per aria per in giro per la mappa come adesso. Ciao il Diablo Benito, buongiorno. Sai devo togliere un po' di cespugli. Io mi sono iscritto sul canale WRC, sì vabbè, io pure da mo. Io quest'anno ho fatto l'app, ragazzi. Speriamo che funzioni bene. Aspetta, Robby, ho fatto Rally TV, perché se no, ragazzi, mi perdo mezze tappe, perché già venerdì mattina ci sono delle tappe, sabato mattina ci sono delle tappe, noi stiamo in live e invece me le riposso rivedere registrate. Quindi appena finito la live, tac, mi accendo tutte le tappe. Infatti poi posso dire che fa schifo sta cippatrice. Sì. Default mi hanno messo quella col nastro corto di schifo e quindi Ma forse funziona meglio, quest'anno, non lo so. Quest'anno, Samu Mi, ho un obiettivo, Samu Mi. Per tutti quelli che dicono che è impossibile farlo, voglio fare questo obiettivo. Voglio vedere tutte le prove speciali di tutti i rally. Tutte. Quelle che non riesco a vedere in diretta me le guardo in differita. Vabbè, ma sai, se non guardi più Formula 1 e il resto, e guardi solo WRC. Guardo solo... Vabbè, c'è due volte al mese il WRC, io. Non è che se uno vuole ce la fa, dai, in una giornata so 6 o 7 più o meno, so un'oretta l'una, so 6-7 ore al giorno, è un lavoro. Fede, comunque se vuoi fare un po' fai più del lavoro, pezzi... Michè, guardo pure RC. Ma è come noi guardare la mettiatore delle mani, la mettiatore dei tu. No, è impossibile. Ho detto una cazzata, non gliela fai. So 6-7 posso... tappe durano un'ora. Dimmi. Però posso dirti, cioè, è molto meglio sentire uno che dice che fai di lavoro, guardo la WRC, piuttosto che quegli streamer che fanno le live dormendo e che gli chiedi che fai, per che lavoro fai? Dormo. Dormo, esatto. Ma la cosa più grave c'è chi li guarda, che è ancora più grave, infatti. Perché quello alla fine sta a dormire, non è che, cioè, se tu sveglio, tu che a perdere a guardare uno, esatto, che dorme. Esatto, cioè, se tu sveglio che stai a guardare uno che dorme. Allora, no, lo sci non mi piace, raga, non mi interessa. Quest'anno non vedo l'ora. Un'altra cippatrice, arrivo. Quest'anno io ho provato anche ad approcciarmi al ciclismo e devo dire. No, sta che, fa un casino. Che le tre gare principali mi sono piaciute, le guardo, ma quelle minori è possibile stargli dietro, perché sono talmente tante le gare di ciclismo che è impossibile. Quindi quest'anno mi rifaccio il Giro d'Italia, Tour e la Vuelta. Un'altra Vuelta. Giro d'Italia è bellissimo. Come lo danno in TV, poi che capito, te dicono la storia, le usanze di ogni paesino, capito, le tradizioni di ogni, è bello. T'acculturi pure.
Ma infatti, ma è quello il bello comunque. Un po' come le nostre live, che si chiacchiera, esatto, e c'è, esatto, farming di sottofondo. Esatto. Faccio un'altra cippatrice. Cioè, è di default. E non lo so, magari funziona meglio, boh, che te devo dire. C'è il nastro corto e invece la grip. E tanto i pezzi che stai a fare sono corti, quindi alla fine non è che ci dà molto molto problemi. Ma anche quest'anno, a parte che questo ce lo può dire solo Stefano, chissà se anche quest'anno vinceranno tutti i calabroni della Jumbo Visma. Jumbo o Giumbo, Michè? Giumbo, credo. Giumbo. Anche perché in rally, a differenza della pista, è divertente da guardare per il tipo di guida, a prescindere dalla competizione. Sì, anche a me. Quest'anno poi il Rally 2, a me piace di più vedere le Rally 2 che non le Plus. L'anno prossimo non vedo l'ora con la finta Lancia. Voglio vedere che fa la finta Lancia, da cui Samumila si dissocia. Però non te puoi dissociare. Ho detto la finta Lancia. Citroen. Chiamala Citroen, non la chiama Lancia, è Citroen. Vabbè, io la chiamo col nome con cui si presenta in gara. Invece di parlare di finti ingressi della Lancia, della finta Lancia nei rally, io parlo invece di un'altra cosa interessante, che è la WRC2. Dovrebbe far pensare invece il numero di ingressi che ci sono nel WRC2 in questi ultimi anni. E perché tutti vanno avanti quindi nelle WRC2, oltre a costare meno, a macchine molto più semplificate. Ed è molto più bello per certi tratti, eh. Molto, ed è anche molto bello, vabbè, è un po' come la Formula 2, la Formula 3, la Formula 4 italiana, la Formula 4 tedesca, la Formula 4 asiatica, cioè sono come tutti i campionati minori solitamente sono meglio, tanti maggiori per paradosso, perché vedi chi è che mi sta lanciando tronchi? Io, perché sto svuotando la precipitazione. Pedone! Ne vuoi recitare? Non vedo volare tronco. Lui ne vuoi recitare? Ci sono team italiani. È come la tela di Penelope. Non avevo capito che stai a togliere. No, così per hobby, non sa che fare. Così, no, ho capito. Le mie porca miseria, Federico. No, tu mi fai ridere che. Che invece scusa, la controllate che si riempie subito quella cicatrice lì. Dove ti Robby? Attimo. Aspetta, No, è ancora al 40%. Dai. Vabbè. Ma quindi anche quella che c'ha Federico Banana Citroen? No. Mamma mia, per ora è Lancia. Quella c'ha Federico, non troppo posso dire cos'è. No. Che c'hai poi contro le Citroen? Non ho capito. Senza offesa, senza offesa. Assolutamente. Ma io ce l'ho con i vertici, non con chi non compra. Sono assolutamente. Guarda, per ora la mia è ancora tutta benzina. Oh, guarda! Così si potrebbe svuotare il secchio della monnezza! Questa è proprio l'animazione del secchio della monnezza! Allora, vabbè, io le lancio le idee. Te non dovevi testare il fatto del posizionabile? Dopo, nel recuperazzo. Federico, non andiamo a vendere tutto questo bel... Ma non credo che sia tanto pieno, fammi vedere. È quasi pieno. Ma poi Federico, che il Gazzelli mi sa che è quasi pieno. Federico, che cosa ci costruirai? Ah, c'hanno 80%. Aspetta, che forse. Federico, che cosa ci costruirai qui, Federico? È l'ennesimo campo, siccome servono campi. Federico, che ci fai? Federico. La fastidio se ti dico Federico. Abbastanza. Posto, io ti do 4.15. Aspetta, che hai fatto col 4.15? Ma esco con Michele. No, Robby. Amo, andiamo a vende. Amo, guidi tu. Devo capire dove si meglio. Apri tu. Aspetta. Apri tu. Robby, quindi stasera sono runner. Proprio stasera io e te andiamo a cercare gli orrori. Federico, ci stai? Gli orrori. Se arrivo in orario, in teoria. Stasera, vabbè, io e Michele a cercare andiamo gli stai. Andiamo al supermercato. Ma che cazzo vuoi? Perché c'è l'era po'. Tu. Occupato? Forse è un'altra orla. Snowrun è pieno di misteri, raga. Di luoghi strani.
Ma la domanda, cosa gli avete fatto vedere? Perché adesso non ci sono. Stefano dice, secondo me sì, dominerà come l'anno passato. Non dico che farà tre grandi tour su tre come nel 2023, ma sarà ancora la squadra da botta. E ti aiuto. Sì, in curva però mica chi è Zoidberg? No. Non era voluto. Mayday! Devo farlo scream e mandarlo a quelli di Italian Team a questo punto. Michele! Non era voluto, perché avevo messo la visuale interna e mi è iniziata a lagga tutto. Mayday! Michele, Mayday! Colpa salutiamoci, mia. Salutiamoli, gli amici di Italian Team FS. Sì, perché hanno fatto un contest su Instagram dei disastri che succedono in partita. Potremmo vincerlo di venire a seguire un po' di live, che tanto potremmo vincerlo a mani basse, ragazzi, Allora, secondo me no, l'ho già letto. Allora, poi devo dire, allora io mi trovo benissimo a giocare con mouse e tastiera, però quando c'è da fare lunghi spostamenti, effettivamente forse lì sarebbe meglio il pad o il volante. Infine, farming è una bella cosa, che su molti giochi si dimenticano. Il cruise control. Ah, esatto. Volevo sono fare... runner, per esempio. Dimmi, amore. Volevo fare una piccola parentesi. Sì. Amore, ci chiami Federico e Michele. No. Allora, Alessio, salutiamo. No, dicevo, perché volevo la conferma. Però Domenicali ha detto che Madrid non sostituirà Barcellona. Quindi teoricamente e questa concluderanno. È una bella notizia. Aspetta che... No. Che io ne ero sicuro, lo volevo già dire, però prima di dare notizie... Ma anche qui però, la coerenza poi, quando ci dicono ma non facciamo che una nazione c'ha due gran premi, allora, che se inventeranno la boiata che uno è Catalogna e uno è Spagna. No, al massimo fanno il Gran Premio d'Europa come quando c'era Valencia. No, un po' come fanno adesso con Imola e no, che se inventano che... Ma tutte e due Gran Premio dell'Emilia Romagna, del Made in Italy. Esatto, dimmi. Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy. Ma voglio spezzare una lancia, sta cosa l'hanno sempre fatta, Lancia e Citroën. Ci sono state delle stagioni in passato in cui il Gran Premio di Imola si chiamava San Marino e Monza Italia, o il Nürburgring Gran Premio d'Europa e Hockenheim Germania. Quindi l'hanno sempre fatte ste furbate. Però quando dovete fare ste furbate, toglietela la regola che la nazione non ci può avere due gran premi, perché non c'ha senso, gli cambi solo il nome. Comunque, linea bana che stava finendo il concerto. No, concetto stavo dicendo? Non vedo il male di avere anche due gran premi in un paese. Manco io, infatti non toglietela. Se c'hanno le piste, pagano, cioè, toglietela sta stupidaggine. Che cioè, che tanto tu poi ce la metti uguale e gli cambi il nome. L'America ce n'ha 12 dei gran premi, cioè Miami, Las Vegas, quell'altra lì, del Texas, come si chiama la pista? Cioè, Austin. Cioè, levatela sta cosa. Dimmi, Federico, no, continua. Aspetta, ma hanno tolto Indianapolis, c'era pure quello prima. Tizio Indianapolis, tra l'altro. Continua a suonare. Non vedo il male. Io, per dire la verità, purtroppo non c'è interesse da ambo le parti. Però io vedrei bene anche Mugello in calendario. Magari! Se Verstappen è, perché lui la vuole, Sì, ma Verstappen è un grandissimo amante di Mugello. Oddio, non fatevi da pana a quello che ho fatto. Allora, se Verstappen. Esatto. Ho buttato tutto. Roby, ero sul Massey. Infatti, ho spento in tempo. Dicevo, no, vuole Verstappen. Ha detto che vuole il Mugello.